ragazzi, siete proprio sicuri che sia andata così? Insomma, io non mi comporterei mai così. Lo so, infatti pensiamo che tu abbia qualche problema, ma io non ho problemi. Beh, allora come lo spieghi quello che è successo? Ma io non me lo ricordo. Sì, ma... Ho sentito bene, non te lo ricordi. Puoi non ricordarti una cosa così assurda? Ah, non è che te lo ricordi ma sei finta di niente? Già, è una cosa che puoi vergognarsi. Già che io mi vergogno. Ma no, ragazzi, davvero. Non me lo ricordo, non vi metterei mai a... Voi siete i miei amici. Ma no, non mi spiego proprio cosa sia su... Come... Cosa... Forse tu potresti darti una spiegazione, insomma... Cioè, tu, sì, tu che l'hai fatto. Ma se non se lo ricorda? Beh, ma... Noi abbiamo i chip della localizzazione. Possiamo vedere cosa è successo a noi. Oh sì, possiamo vedere i filmati di Francesca l'americana. In fondo lei era vicino a lei. Bene, allora vado a prendere il computer. Dopo aver guardato il filmato e messo via il computer. Ok. Allora, adesso ci credi? Sì, però ci credevo anche prima. Sì, ma non sai proprio darci una spiegazione. Già. Che c'è, lo dai una spiegazione? Perché avete paura di stare con me, eh? No, siamo solo preoccupati per te. Già, come fanno gli amici. Noi ti vorremmo bene in qualsiasi forma, vogliamo solo che tu stia bene. Già. Non lo so. Che forse hai fatto un brutto sogno, che è successo? Sei stata un po' così? Non lo so. Sono molto stanca dopo questa avventura. Quindi se faccio un pisolino voi potete rimanere qui? Certo, noi cercheremo di trovare una soluzione, tu dormi pure. Bene. Allora ci vediamo quando saremo arrivati. Già, se ti svegli quando siamo già arrivati, non ti preoccupare, non ci vedi, non ti preoccupare, noi saremo dietro. Certo, lo so. Conoscere un po'? Ok, che è stato strano, ma la tua è una spiegazione proprio strana. Già, è insentata. No, stiamo in un vicolo cieco. Spero non faccia come ha fatto con Barbie. Sì. Ecco. Tanto dopo potremo fare un film. Tanto non ce l'abbiamo addosso il chip. Sì. Che fai, bambina? Ecco qui. Vai sulla sabbia. Ma quale sabbia? Che cosa stai dicendo? Ma ti senti bene? Già, ti comporti stranamente. Mi sento benissimo. Ci vuole un caro e vecchio schiaffo. Cosa? Ma prima non ha funzionato. Allora due cari e vecchi schiaffi. Ma non li faremo male. Beh, non voglio che mi tratti come una bambola. Aia. Spero ne valga la pena. Già. Dovrebbe funzionare. Da quando uno schiaffo funziona? Da sempre. Certo, forse tu soffri di sonnambulismo. Certo, perché non ci abbiamo pensato? Ma tu lo sapevi? Non ce l'hai detto. Cosa? No, io non lo sapevo. Oddio, ma come faremo a fermarti? Non lo so, io... Ti ricordi se ci è successo in passato? No. Ma per ricordarselo basta chiederti... Qualcuno ti ha mai detto che hai fatto cose strane? No, cioè, non da sempre, forse solo da, penso, circa 5 giorni. Cioè, circa 5 giorni che soffri di sonnambulismo. Non lo so, ti è successo qualcosa, che hai avuto... una traumatizzata. Cioè, di solito... divento sonnambuli grazie a quello. Confermo, mia nonna è così. Fatemi pensare. Oh sì. Bene, cosa? Che è successo?
le amiche. Già. Beh, sapete che quando vi ho trovati, cioè ho scoperto che eravate qui, niente, lo sapevo già da... Cioè non è che lo sapevo proprio, lo sospettavo da un paio di settimane, poi lì ho avuto la conferma. Sì, quello che circa 5 giorni fa, io no, 2 settimane prima avevo un sospetto, 5 giorni fa ho avuto, cioè, ho confermato che voi eravate qui al 99,9%. Era, tutte le mie ipotesi combaciavano, tranne una, che non mi avevo mai vista. E poi ho rifatto il fatidico giorno che ci hai visti, quindi il 99,9% si è arrotondato a 100. Già. Beh, ma comunque non mi sembra un motivo per diventare sonnambula.